La vicenda del complesso sportivo di Santa Barbara con la piscina verde acqua si trascina da anni, ben tre per l'esattezza. Era il 10 ottobre del 2018 quando, a causa di un'esalazione di cloro sprigionatasi durante un'ordinaria operazione di sanificazione dell'acqua, i vigili del fuoco chiusero la piscina, con conseguenziale sentenza poi del Consiglio di Stato che dichiarava illegittima la proroga di 25 anni alla gestione degli impianti. Da allora una storia infinita tra gara deserta e problemi di vario tipo, ma la sostanza è che l'impianto di fatto è ancora chiuso in abbandono, se non fosse per la sola pista di pattinaggio riattivata solo per buona volontà del centro polisportivo giovanile aquilano. Lavoratori senza lavoro, città senza un servizio che era molto frequentato. Da marzo peraltro i lavoratori non hanno neanche più il sostegno al reddito. Un luogo di aggregazione essenziale sul quale però c'è troppo silenzio, interrotto dal PD che ha organizzato un sit-in dinanzi al complesso sportivo capeggiato da Stefano Palumbo, il capogruppo in consiglio, e Stefano Albano. Di fatto, dopo la prima gara andata deserta, non c'è ancora un gestore. Il PD e i lavoratori ora invocano rapidità e soluzioni, proprio a 1000 giorni dalla chiusura, anche se da ambienti comunali filtra che la delibera sarebbe quasi pronta. Oggi sono 1000 giorni che la struttura di Verde Acqua è chiusa, si tratta di un film annunciato. Noi avevamo denunciato all'epoca che si trattava di un grave errore quello di chiudere la struttura. Purtroppo questa amministrazione di centrodestra, come al solito, si rileva del tutto inadeguata. Fa sorridere il fatto che si celebrano titoli che vengono comprati come quello dell'anno prossimo, Città Europea dello Sport 2022, titolo che, ripeto, non è frutto della vittoria di un concorso, ma un titolo a cui le città possono concorrere pagando per comprare tale titolo, in una città in cui lo sport si sta desertificando. Tristemente note le vicende dell'Aquila Calcio, l'Aquila Rugby e Verde Acqua è un altro degli esempi di questo tipo. Ecco perché noi oggi abbiamo voluto fare un sit-in, non soltanto per denunciare la vicenda, per ripuntare i riflettori affinché i cittadini non dimentichino quello che è accaduto, ma anche e soprattutto per incontrare i lavoratori, dare loro solidarietà, ragionare insieme a loro di possibili eventuali soluzioni. Noi su questo continueremo ad incalzare l'amministrazione e a breve chiederemo di riportare questo argomento in Consiglio Comunale.